Ma significa aver trovato, credimi, aver trovato nella vita i momenti in cui, momenti la buona stella, proprio la mia, mancava. Infatti l'ho sparito da qualsiasi tipo di pubblicazione. 30 anni della televisione io non c'ero, eppure ho fatto 4 tipi di canzonissime. Dei 40 anni di Cinecittà non c'ero, eppure abbiamo girato il Tevere vivo con la Magnani dentro in bellissima. Non c'ero neanche nelle cose di Sorrisi e Canzoni, non me ne voleva Vesigna, compagno mio fin da bambino, perché la mamma faceva la maestra con la mia, ci ho presi a calci da bambini per disputarsi i giocattoli. Chiama Ma molto sé. sì, lo so, ma c'era questo velo tra me e la gente, tra me e... Ho trovato un gruppo di amici, ma non conoscenza perché mi abbiano messo fra di loro, perché li ho sentiti proprio. Come a 7 anni si individuava in una classe di 40 alunni, di 30 alunni, chi doveva essere il tuo compagno di Barabba che fosse, o Angelo Custode. Dico, è il frutto di una grande fiducia, di una grande solidarietà e di una grande fiducia. Io devo dire un grazie prima di tutti, veramente a Mazzucco, perché lui e Barbareschi già le berichinate cinematografiche le avevano fatte e gli erano riuscite bene. Includermi dentro, sapendo che sono poi un trasgressore continuo, un animale che poi ha un tipo di afta che affetta anche gli altri bovini o tori che siano, è stata una parola di fiducia talmente disarmante che io penso che al film ho creato difficoltà, l'ho aiutato un momentino a tipo di camaleontismo, si è adattato il film a noi e noi al film, sempre però con grande rispetto per Massimo, perché della vita di Massimo e della vita di Barbareschi e di Chiari, questo film ha dentro qualcosa. Non possiamo non confessare, non possiamo descrivere che cosa, ma parecchio. E non c'è costata nessuna effrazione per tirar fuori un tipo di scomodità che è vera, quella della consapevolezza che tra padre e figlio non c'è mai quel clima che c'è fra un uomo e una donna il primo giorno. Cioè la verità, la sete di verità, di sapere, di conoscere veramente, l'io, si ha quasi paura, ecco, di non aver messo, il padre non aver messo al mondo un continuatore di se stesso in edizione riveduta e corretta. Lo spettatore sì, per il pubblico avrà una reazione di Walter Chiari ogni 20 minuti, dirà un momento basta adesso. Datemi un po' di battantuono se c'è anche Petrolini per digerire le cose. Perché è saltato? Perché purtroppo, non purtroppo, il fatto è anomalo che c'è del materiale compresso, lasciato lì a dormire e messo da una parte perché sembravo un tipo poco raccomandabile da presentare rappresentabile. Adesso, vabbè, adesso si è sbloccato un qualcosa che nel magma dei magazzini, delle cineteche, delle teleteche, delle cose, mi trovo in prima linea perché è chiaro, avendo 62 anni, avendo cominciato a lavorare a 17, ho 100 e passa film, ho tanto le televisione quante non ne ha nessuno, vere, e ho tanto teatro quanti anni è che sono sulla breccia, ogni anno una commedia o una rivista, e da ogni rivista si estraggono pezzi, monologhi, per cui il pubblico di tutte le età avrà le sue cose, ma quello che io vorrei fare è del cinema sul serio, visto che l'ho fatto scherzando, giocando e ho capito che il cinema è bello perché l'immagine rimane nella memoria quanto non rimane nessun momento felicissimo di uno sketch, di una scenetta, di un... Il teatro sarà bello, ma è una cosa corale e nell'aria, disperso, stemperato nell'aria, ma la prima ventata di pausa lo porta via, il film no. Poi vedo come stranamente, mi sono accorto che il film... Io ero nato in teatro, per cui il cinema non lo volevo mettere a confronto col teatro, non volevo dualismi, volevo che la mia scelta fosse dove mi sentivo meglio, a improvvisare, dove la mia ora è quella del pubblico, devo riconoscere al film questa grossa forza. Non lo ritenevo una scienza vera, affidabile, non lo ritenevo una materia di studio profondo sul quale non sciupare, spendere ore, applicare tempo. Col quale invecchiare il cinema, invece è stupendo, perché poi ho cominciato a vedermi film sotto un altro aspetto anche, da 10 anni a sta parte. E ho visto che si può fare, che si può essere arte, talento, improvvisazione,
freschezza, cose che non ti aspetti, cose che prevedi. Insomma, il cinema mi ha conquistato definitivamente attraverso questo, ma prima ancora, durante la lavorazione, mi ha conquistato l'armonia, mi ha conquistato questo lievitare una storia, farla diventare pane come tanti piccoli chicchi di grano, sentire proprio la fragranza, era una storia nuova che si girava con amore. Questo non è facile per, su ogni set.